una novità, era scorretto di natura, la sua indole era quella di attaccarsi. Pensate che lui ha fatto la collezione dei miei numeri dorsali, praticamente si attaccava sempre alla mia maglia, ne aveva 50-60, chissà perché arrivavo sempre senza numero, il giorno dopo la giuria dice il numero ce l'ha basso. E allora così una storia che è anche vera. Arriviamo alla Renaccia, prima tappa Roma-Napoli, la Giro d'Italia. Arriviamo alla Renaccia, la pista più lunga d'Italia, 460 metri, e regolare, la pista regolare, e chiaramente io prendo la testa all'entrata della pista, c'erano tutti i campioni, da Van Looy a Van Nitzen, Godefroot, Janssen, tutti i migliori corridori, e praticamente prendo la testa e chiaramente non vado a tutta, ai 250 metri tengo la corda e parto con una volata strepitosa, proprio avevo le gambe che funzionavano al 100%. A un certo punto mi si affianca uno che era basso, mi si affianca sulla pista e mi si butta addosso. Aveva intanto premesso che aveva già preso un'americana da Pitossi, praticamente non avendo la possibilità di avvicinarmi da solo, ha preso un'americana da Pitossi. Allora la giuria non era come adesso che c'è la televisione, io correvo per la Salvarani e lui correva per la Molteni, praticamente i giudici erano comprati da prosciutti, da salami, da tutto ogni bene. Io non potevo dare una cucina ogni giorno. A un certo punto mi si butta addosso questo energumeno, lo chiamo energumeno perché se lo merita, e mi si butta addosso e mi prende il mio manubrio a 30 metri dall'arrivo. A un certo punto barcollando siamo arrivati, io ho dato il colpo di reni, non ho dato il colpo di reni al suo manubrio, ha vinto lui. Dalla giuria, ne ho detti di tutti i colori, banditi e tutto, non c'è stato niente da fare. Ha vinto Basso e io sono stato incazzato per tutto il giro, perché vincere la prima tappa con la maglia non è che fosse di tutti i giorni. Signori, grazie. Bravo.